Questo mazzo di carte non è mai stato toccato da nessun altro uomo nella storia dell'umanità. E no, il mazzo in sé non ha nulla di speciale, ma la sequenza delle carte sì. Sono riuscito a creare una sequenza che nella storia dell'umanità non è mai stata creata. Inizia con 2 di quadri, poi continua con 5 di quadri, insomma è una sequenza a caso. Adesso ne creo un'altra, aspetta. Ecco, anche questa non è mai stata creata da nessuno nella storia dell'umanità. Come faccio a saperlo? Beh, semplicemente è una probabilità matematica. C'è una probabilità del 99,999999999, andando avanti ancora per un bel po', per cento di possibilità che nessun mazzo della storia sia stato in questa stessa configurazione. Oh, me con le carte proprio. Questo perché, essendo un mazzo di 52 carte, ci sono 52 fattoriale possibilità di configurazioni. Cioè 1 per 2 per 3 per 4 per 5 per 6 fino a 57. Questo numero è 8.0658 per 10 alla 67esima. È un numero gigantesco. Compariamolo come al solito con l'età dell'universo in secondi, cioè 10 alla 18esima secondi. 10 alla 19esima è molto più del doppio di 10 alla 18esima. E quel numero 52 fattoriale è 10 alla 67esima. Ciò significa che se io esistessi dal momento in cui esploso il Big Bang e avessi creato una configurazione di carte ogni secondo da 13,7 miliardi di anni fa fino ad oggi, non sarei stato in grado di creare tutte le possibilità di combinazioni di carte e non ci sarei nemmeno vicino. Ora io ho intenzione di farvi capire quanto è grande questo numero, se non mi sono spiegato su quanto è grande. Quindi faremo finta di avere un timer che conta 52 fattoriale secondi. Lo facciamo partire e dobbiamo far passare questi 52 fattoriale secondi, cioè 8.0658 per 10 alla 67esima secondi. Per far passare tutto il timer ci dobbiamo mettere sull'equatore e aspettare. Aspettiamo un miliardo di anni e poi facciamo un passo. Poi aspettiamo ancora un miliardo di anni e facciamo un passo. Poi aspettiamo un altro miliardo di anni e facciamo un altro passo. Quando abbiamo fatto il giro di tutta la Terra, prendiamo una goccia dall'Oceano Pacifico, circa 0,03 millilitri. La mettiamo da parte in un secchio infinito e aspettiamo ancora un miliardo di anni. Poi facciamo un passo, un miliardo di anni, un altro passo, un miliardo di anni e continuiamo così finché l'Oceano Pacifico si è svuotato del tutto, prendendo una goccia alla volta, ogni giro della Terra. Fatto questo, prendiamo il nostro secchio infinito, lo risvuotiamo nell'Oceano Pacifico e prendiamo un foglio di carta. E ci sta a significare che abbiamo svuotato l'oceano una volta e lo mettiamo per terra, no? E poi ricominciamo, facciamo un giro della terra, prendiamo una goccia, facciamo un giro della terra, prendiamo una goccia, prendiamo un giro della terra, prendiamo una goccia, finché si è svuotato l'oceano e mettiamo un altro foglio su quest'altro foglio. Quando questa pila di fogli dalla terra ha raggiunto il sole, secondo voi il timer quanto tempo ha rimasto? Sarà 10 alla dodicesima, sarà 10 alla quarta, sarà passato tutto? No, sarà invece che 8.0658, sarà 8.06320 per 10 alla 67esima. Non è passato neanche un ordine di grandezza. Anzi, se facessimo questo procedimento dei fogli fino al sole, con tutto questo procedimento lunghissimo, altre 1000 volte, saremmo circa un terzo della strada per far passare tutti i secondi sul cronometro. Queste ovviamente non sono idee mie, questo è il lavoro di Scott Zapiel, che vi consiglio tantissimo di leggere, e parla appunto di quanto è grande il 52 fattoriale. Se volete vi spiego un modo per effettivamente far passare tutti questi 52 fattoriale secondi, scrivetelo nei commenti se vuoi saperlo.